Consulenza finanziaria indipendente. Parliamo spesso di questo tema, ma oggi lo affronteremo da un punto di vista molto interessante, ovvero entriamo nel dettaglio e cercheremo di capire quanto può farti guadagnare un consulente finanziario indipendente con la sua consulenza. Mi raccomando, rimani fino alla fine di questo video perché vedremo 5 modi in cui un consulente finanziario indipendente ti può dare un valore aggiunto, ti può dare un maggior guadagno rispetto a un'altra tipologia di consulenza oppure a fare da solo. Ho preparato una bella lista di cose, quindi preparati perché da questo video ti puoi portare a casa tanto tanto valore. E anzi, preparati uno a condividerlo con i tuoi amici, con i tuoi parenti, insomma con le persone che vuoi bene, e poi iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Per iscriverti è facilissimo, basta cliccare sul tasto iscriviti qui sotto per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti, soprattutto che ti porteranno valore nella gestione degli investimenti. Quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti a questo canale perché ti porterà tanti benefici. Fermo, aspetta un attimo. Sì, lo so che sei sempre impegnato e tra una cosa e l'altra non hai mai tempo per pensare ai tuoi soldi. Scannerizza il QR code che ti metto qua a lato oppure clicca nel link in descrizione e richiedi l'analisi gratuita dei tuoi investimenti. Ci vogliono solo 10 secondi. Scoprirai costi nascosti, rischi che non sai di correre e come poter migliorare i rendimenti proteggendo al massimo il tuo patrimonio. Ricevi gratis questo report personalizzato di 70 pagine e una call di un'ora con uno dei nostri consulenti che risponde a tutte le tue domande. Forza, cosa aspetti? Noi ti aspettiamo. Bene, detto questo, partiamo. Allora, chiaramente il primo macro argomento sul quale un consulente finanziario indipendente ti può aiutare, ma indovina un po', sono gli investimenti, ok? Non parleremo sugli investimenti in questo video, quindi mi raccomando, non dare nulla per scontato all'interno di questo video. Il primo punto che andiamo a toccare, e lo metto al primo posto, questo tema, perché è più attuale che mai. Allora, un consulente finanziario indipendente ti può aiutare sicuramente nella gestione della tua liquidità. Provate a pensare oggi quanta liquidità c'è in eccesso sui conti correnti degli investitori, di chi, insomma, degli italiani. E io do due spiegazioni. Allora, la prima spiegazione è: non so cosa fare. Quindi non so cosa fare, magari investo in autonomia o non ho un consulente finanziario, quindi non so cosa fare e quindi piuttosto di sbagliare tengo liquidità. Dall'altro punto di vista, magari non mi fido del mio consulente finanziario, che ha un vantaggio, magari ha un conflitto di interesse, quindi ha un vantaggio nel propormi prodotti, investimenti, eccetera eccetera. Inizio a non trovarmi un granché bene, sai che c'è questa nuova liquidità, magari non la investo, aspetto un attimino perché il mercato è alto, non è il momento, insomma tutte queste dietrologie che poi non portano a nulla. Oggi, signori, la liquidità sul conto vi costa circa il 4%. Perché? Perché ne abbiamo parlato tante volte su questo canale, perché oggi abbiamo dei tassi molto interessanti rispetto a anche solo 2 anni fa. Quindi primo punto che un consulente finanziario indipendente può essere di aiuto è la gestione della liquidità. Quanto vale oggi questo consiglio, questa consulenza? Un 4% scarso, magari un po' meno, poi dipende dal grado di rischio, però anche se uno dovesse aver bisogno di questa liquidità a breve, beh, tra il 3,5% e il 4% oggi si può assolutamente ricevere con investimenti a basso, bassissimo rischio. Punto 2, sul tema investimenti chiaramente c'è anche tutto il tema dell'efficienza finanziaria, quindi solita domanda: caro investitore, sei sicuro che nel tuo portafoglio hai i migliori strumenti finanziari? Bene, anche qua, se hai fondi comuni di investimento, il report SPIVA, famoso di Standard & Poor's, ci viene in aiuto. Qui ci dice: attenzione signori, perché noi abbiamo fatto un po' di calcoli, più del 90% dei fondi comuni di investimento nel medio-lungo periodo non batte il mercato, anzi appunto oltre il 90% dei fondi non riesce a battere il mercato. Quindi anche qua, perché ho dei fondi comuni di investimento in portafoglio, se dovessi averli? O punto 2, polizze assicurative che hanno dei costi allucinanti, e quindi tendenzialmente queste tipologie di investimento, oppure andare a investire in determinati settori, perdere l'efficienza, la diversificazione del nostro portafoglio, perché magari uno non ha ben chiaro, o magari spera, pensa, passatemi il termine, scommette su un determinato mercato, su un determinato settore, che può andar bene, può andar male, ma questo non è sinonimo di efficienza finanziaria. Se uno continua a investire scommettendo, ripeto, passatemi il termine, sui mercati finanziari, magari guadagna una volta, magari guadagna due volte, ma nel lungo periodo andrà a fare danni. Sicuro, 100%. Perché? Perché non ha quell'efficienza che deriva da una diversificazione di portafoglio che sfrutta la decorrelazione finanziaria. Non voglio entrare troppo nel tecnico, ma è un aspetto proprio matematico. È l'unico pasto gratis
che possiamo trovare in finanza. Quindi se non lo sfruttiamo, lo subiamo. Quanto vale questa efficienza finanziaria? Io la vado a calcolare tra il 2 e il 3%, tra costi ricorrenti, prodotti che non sono i migliori e appunto questa perdita di diversificazione che appunto non ci permette di avere la massima efficienza sul nostro portafoglio. Quindi sulla liquidità abbiamo detto circa il 4%, l'efficienza di strumenti finanziari un ulteriore 2-3%. E non finisce qui. Su altri strumenti finanziari la cosa che dovete assolutamente fare nel 2024 è stare attenti ai costi, non tanto i costi ricorrenti che abbiamo appena citato, o meglio, soprattutto sui costi ricorrenti e li abbiamo già citati, ok? Ma su tutti quegli altri costi che oggi possono, e lasciatemelo dire, devono essere eliminati: il costo di ingresso, il costo di uscita, il costo di performance, sono tutti quei costi accessori che alcune polizze assicurative hanno, alcuni fondi hanno, alcuni strumenti finanziari hanno, i costi di collocamento di alcuni certificati. Signori, compriamoli sul secondario. Signori, compriamo un ETF che non ha costi di ingresso piuttosto di un fondo. Compriamo uno strumento finanziario che non ha né costi di ingresso né costi di uscita. Compriamo strumenti finanziari che non hanno costi di performance. Oggi l'ingegneria finanziaria ci permette di avere diversi strumenti finanziari che sono veramente efficienti. 15-20 anni fa non avevamo accessibilità a questi strumenti finanziari, oppure l'accesso a determinati strumenti finanziari avevano dei costi di negoziazione molto elevati. Oggi tutta quella ancora inefficienza, perché comunque inefficienza, è stata spazzata via. Oggi abbiamo dei costi di negoziazione, soprattutto su alcune banche, su alcuni broker, veramente molto bassi. L'accessibilità a qualsiasi strumento finanziario, quindi oggi veramente alcuni costi che magari 15-20 anni fa avevano senso, ma perché non c'era un'alternativa, oggi di alternative ce ne sono e come. Quindi evitiamo tutti quei costi che non sono ricorrenti, non sono i costi di gestione, ma che comunque vanno a impattare sul nostro patrimonio. Ripeto, il costo d'ingresso, il costo di uscita, il costo di performance, tutti quei costi che saltuariamente abbiamo oltre i costi ricorrenti. Signori, eliminiamoli. Infine, un altro aspetto molto importante da non trascurare è l'efficienza fiscale. Un consulente finanziario indipendente che lavora per voi e quindi non per un intermediario avrà a cuore anche i possibili recuperi fiscali che si possono avere da minusvalenze pregresse. Perché in autonomia o con un consulente tradizionale questo è difficile da ottenere? Perché spesso il consulente tradizionale può non aver l'interesse, ok, ad andare a recuperare queste minusvalenze. Perché? Perché di solito gli strumenti finanziari con quali si vanno a recuperare queste minusvalenze non portano profitto alla banca, quindi la banca non ha l'interesse, l'intermediario finanziario non ha l'interesse magari a proporvi o farvi sottoscrivere determinati strumenti finanziari, e quindi a volte può capitare che le minusvalenze non vengano lavorate. Ma ricordiamoci che le minusvalenze sono soldi sonanti che voi potete recuperare. Potete recuperare il 26% delle perdite pregresse degli ultimi 4 anni più l'anno in corso. Ok, quindi insomma sono un bel po' di soldini. Dall'altro punto di vista vedo tante persone che investono in autonomia, magari con ETF, con fondi, con strumenti finanziari che, ripeto, usando ETF vanno benissimo, ma non possono sfruttare quell'efficienza fiscale. Perché? Perché io con una plusvalenza su ETF non posso compensare le minusvalenze pregresse. E quindi ecco che avere un professionista indipendente che sa come gestire queste situazioni, se tiriamo la riga, alla fine sono soldi in più che uno si ritrova. E questo solo per parlare degli investimenti. Pensate già quanti modi ci sono per andare a far guadagnare di più un proprio cliente rispetto a una situazione di un altro consulente, magari di un intermediario o di un fai da te, o no? Di uno che si improvvisa e dice: guarda, sai che c'è, non ho bisogno di un consulente, faccio da solo. Potrei andare avanti, ma oggi voglio parlarvi anche di altre cose, perché il consulente finanziario indipendente può aiutare il proprio cliente anche in altri aspetti patrimoniali. Infatti io non mi focalizzerei solo sugli investimenti. A me spesso piace dire al mio cliente che l'aiuto che io gli posso dare non è solo esclusivamente negli investimenti, ma è nel dargli la risposta giusta in ogni dubbio, in ogni
ogni domanda, in ogni questione patrimoniale che gli appare davanti. E adesso cercheremo di capire anche in quali altri macro temi un consulente finanziario indipendente può essere di aiuto al proprio cliente. Mi raccomando, però, la parte di investimenti è importante, quindi se oggi avete dubbi di non avere i prodotti migliori all'interno del vostro portafoglio, che non state lavorando magari le minusvalenze pregresse, che potreste, avete il dubbio magari che potreste gestire meglio i vostri investimenti, mi raccomando signori, attivatevi fin da subito. Come? Fatelo con noi, vi lascio in descrizione il link per richiedere un'analisi gratuita, totalmente gratuita, dei vostri investimenti finanziari. Cliccando sul link che trovate in descrizione vi apparirà un form, lo compilate e subito un consulente finanziario indipendente della Ioinvest SCF vi contatterà per mettersi a disposizione, che vi preparerà, ok? L'obiettivo è prepararvi un bel report come questo, ok? Con tutte queste belle paginette, insomma, un report di decine di pagine dove ve lo presenterà anche in una call one to one insieme. Tutto questo gratis, ditemi voi dove trovate una cosa del genere. Chiaramente questo report e questa analisi vi aiuterà a far chiarezza sui vostri investimenti, quindi a capire se potete avere un rendimento o dei guadagni ulteriori rispetto alla gestione che avete attualmente. Un altro macro tema, a mio modo di vedere, molto importante, è quello sulla protezione del capitale, quindi tutta quella parte, se vogliamo, assicurativa. Anche in questo caso un consulente finanziario indipendente che lavora per voi esclusivamente nei vostri interessi cosa farà? Vi andrà a fare quelle domande per capire effettivamente quali sono quelle coperture assicurative che tendenzialmente vi servono, vi possono servire per evitare una catastrofe, evitare una rovina. A questo servono le assicurazioni, per trasferire il rischio di rovina. Chiaramente siamo su un video YouTube, sto andando già lungo, quindi devo stringere. Però questo serve, un buon approccio, una buona pianificazione assicurativa serve a questo. Quindi attenzione a chi invece utilizza delle logiche di prodotto. Quindi il rischio potrebbe essere che se l'interlocutore col quale andate a parlare ha degli interessi di collocare o di suggerire delle polizze piuttosto che delle altre, ecco che non vi troverete proprio nella situazione ottimale. Sto parlando che magari uno ha bisogno di una polizza sulla vita, quindi una copertura sulla vita, e si ritrova magari delle polizze miste dove c'è anche una componente di risparmio che però sono altamente inefficienti. Quindi mi raccomando, anche in questo caso la domanda che dovete porvi è: ma il consulente al quale io mi sto rivolgendo, siamo sicuri che ha il mio stesso interesse, che non ci guadagna di più a propormi un prodotto piuttosto che un altro? Se no il rischio è molto alto di ritrovarsi un prodotto che non è proprio quello che ci serve. O viceversa, proprio questa settimana ho trovato un potenziale cliente che appunto sulla parte assicurativa mi chiedeva qualche consiglio e mi faceva vedere una polizza. Lui diceva: cavoli, il suo problema era, sono una coppia, il problema era di rimanere magari invalido, uno dei due rimanesse invalido. Diceva: cavoli, se mi rimane invalido io perdo il reddito del mio compagno o il mio compagno perde il mio reddito, e allo stesso tempo io devo poi accudirlo, quindi ho bisogno di una persona che venga, ci stia dietro, eccetera eccetera. Quindi non solo ho bisogno di un capitale, ma anche di poi di un reddito integrativo nei mesi successivi. E mi ha fatto vedere una polizza sanitaria. Dice: guarda, mi hanno proposto questa polizza che mi paga eventuali interventi chirurgici, eccetera eccetera eccetera. Signori, attenzione, perché anche in questo caso io non so se in quel caso c'era semplicemente un assicuratore che non era proprio sul pezzo, o magari c'era un conflitto di interesse anche in questo caso, magari quella polizza veniva remunerata di più e quindi magari è stata spinta quella perché non era proprio quella che serviva al cliente. Cioè oggi abbiamo la fortuna che in Italia, non so ancora per quanto, però se domani ho bisogno di un intervento importante e improvviso vado al pronto soccorso e mi operano la vita, me la salvano. Chiaro che se poi questo intervento, questa malattia mi procura un'invalidità, ecco che è lì che nasce il problema, no? Quindi anche qua bisogna capire bene innanzitutto le esigenze del cliente e poi capire qual è il prodotto più adeguato per andarla a coprire. Ecco signore, anche in questo aspetto la domanda che vi faccio è: quanto vale un approccio del genere? Nel preparare il video, ma sono argomenti che ormai tratto da anni, è veramente difficile, c'è un valore quasi inestimabile, perché per fortuna non succede spesso, ok? Ma quando poi trovi quel caso in cui la pianificazione assicurativa
ha effetto, se gliel'hai fatta bene, gli hai salvato la vita. Se l'hai fatta male o gli hai dato un prodotto che non era proprio la sua esigenza, è un problema, è veramente un grosso problema. E quindi qual è l'utilità attesa di una pianificazione fatta in questo modo? Signori, inestimabile. O ancora, parliamo di previdenza. Di previdenza abbiamo parlato tante volte, sarò telegrafico. Quanto vale fare a 20 anni, a 25 anni, il fondo giusto piuttosto che il fondo sbagliato? Abbiamo fatto dei webinar interi su questo argomento. Sono centinaia di migliaia di euro. Adesso da casa voi direte, esagerato. Signori, conti alla mano, sono centinaia di migliaia di euro. Fa la differenza tra avere una vecchiaia serena e a posto rispetto a avere una vecchiaia difficile, a stenti, che fai fatica a far la spesa. Cioè, signori, quanto vale una cosa del genere? Certo, monetariamente centinaia di migliaia di euro, ma a livello di vita, a livello di obiettivi di vita, quant'è il valore? Signori, inestimabile. Avere una persona che mi aiuta a ragionare a qual è la miglior scelta di investimento, assicurativa, previdenziale, per me, per la mia famiglia, ma posso dirvi che non ha prezzo? Non ha prezzo. Il rischio è che dall'altra parte invece c'ho una figura che non mi propone quel prodotto che era perfetto per me, che magari un consulente finanziario indipendente mi può proporre, per tanti motivi, noi parliamo di conflitto di interessi, ma magari l'assicurazione, la banca, l'intermediario per il quale lavora semplicemente non ha quell'offerta. E quindi lui non può proporvi quello strumento che serve a voi. E quindi anche qua, quant'è il valore che un consulente ambiente può dare? Veramente, veramente elevato. Ancora, mutui e finanziamenti. In questi anni, con tassi alti, tassi bassi, tassi alti, tassi bassi, quante volte con una telefonata ho fatto risparmiare, anche in questo caso, diciamo decine di migliaia di euro, decine di migliaia di euro con una telefonata. Chiamavo la banca. Caro bancario, stavo analizzando il mutuo di questo mio cliente. Ora sto vedendo che sta ancora pagando l'X%, però ti volevo dire, guarda che oggi i tassi sono scesi. Cosa ne dici se andiamo a rinegoziare? Bastava una telefonata. Dall'altra parte il bancario lo sapeva benissimo. Infatti immaginavo che mi chiamavate per quello. Certo, andiamo a negoziare, non vi preoccupate. Ma se non c'era il consulente indipendente che chiamava, col cavolo che la banca. Ma anche giustamente, passatemi il termine, no? La banca dice: ma scusa, ma io guadagno da quel prodotto, ma perché vi devo chiamare per diminuire i miei utili? Quindi o ci arrivi te, o se no, io non ho l'interesse di chiamarti. E così sta succedendo, ritorno al primo argomento, sulla liquidità di conto. Abbiamo clienti che basta fare una telefonata e la banca dice: ah, vabbè, ok, dai, ti applico il 2%. E noi, no, ma il 2% non mi basta, voglio di più. Allora, tu hai due possibilità: che arrivino ancora più soldi su quel conto o che vanno via. E vedi che la banca si attiva. Chiaramente, se il cliente non chiama la banca, eccetera, eccetera, col cavolo che ti mettono l'interesse attivo. Quindi, su qua un consulente indipendente può veramente dare quel qualcosa in più. Concludo parlando di successioni. Sulla successione non c'è tanto da dire dal punto di vista del valore. Perché? Perché oggi, fortunatamente, viviamo ancora in un paese in cui la tassa di successione, anche per delle franchigie oggettivamente abbastanza elevate, non è un grosso problema. Quindi la fiscalità in Italia è un disastro, non per chi muore, scusatemi, ma non per chi muore. E quindi la successione, che valore può dare un consulente finanziario indipendente? Certo, la pianificazione successoria, anche dal punto di vista fiscale, certo, ma anche da questo punto di vista, secondo me, non è quello il più grande valore. Ma una pianificazione successoria fatta come si deve, credetemi, si evitano litigi in famiglia, persone, fratelli, sorelle che non si parlano più, che si mandano solo a brutte parole per qualche anno. Ecco, se io dovessi essere il padre con un buon patrimonio, sapere che anche se io dovessi andare, il mio patrimonio, magari sudato con fatica, non fa litigare i miei figli, è una cosa che a me farebbe molto piacere. E quindi anche su questo tema spesso sensibilizziamo i nostri clienti proprio per... spesso sono sempre più loro che ce lo chiedono. Perché? Perché hanno magari amici, hanno visto delle situazioni in cui ha detto: cavoli, c'era quel mio amico, è venuto a mancare, i figli hanno fatto un disastro. Mi dispiace per quel mio caro amico, perché se fosse oggi qua forse avrebbe preferito non fare o non avere tutto quel patrimonio. Questo è un peccato. Questo è un peccato. Quindi anche in questo caso pensate un po' il valore del consulente finanziario indipendente che lavora come si deve, ok? Non con l'obiettivo di magari vendere un prodotto, ma è quello di
dare davvero valore al proprio cliente, che valore anche in questo caso non è solo monetario, non è solo fiscale, non è una pianificazione successoria dal punto di vista fiscale, ma anche che ha impatto sugli eredi. E quindi, insomma, di solito i nostri eredi sono persone alle quali vogliamo bene. Avere un consulente finanziario che ci tranquillizza anche da quel punto di vista non è male. Quindi, signori, pensate quanto e su quanti temi un consulente finanziario indipendente vi può essere di aiuto. E allora, se volete contattarci, fatelo oggi, non aspettate domani, perché ogni giorno che passa potreste avere minori guadagni dalla vostra situazione attuale. Per contattarci è facilissimo, vi diamo la possibilità anche di fare una bella analisi iniziale con noi gratis. Ripeto, gratis, basta cliccare sul link in descrizione, compilare il form ed eccola qua. Quello che vi arriverà a casa sarà una bella analisi gratuita di decine di pagine che verrà discussa tra l'altro con un nostro consulente finanziario indipendente, che vi spiegherà alcune logiche, andremo ad analizzare, cercheremo di capire cosa va e cosa non va all'interno del vostro portafoglio, vi faremo un'offerta anche per collaborare insieme, dopodiché liberi di accettarla oppure di portarsi a casa il valore ricevuto con questa analisi. E questi, signori, ripeto, questo è un video su YouTube, vi ho dato semplicemente alcuni spunti in una ventina di minuti per farvi capire l'evoluzione di questa professione, no? Io lo dico spesso, il consulente finanziario indipendente è l'evoluzione della professione del consulente finanziario che conosciamo oggi. Questa è la differenza. Avere un consulente finanziario indipendente vuol dire avere veramente un alleato ai vostri obiettivi di vita, che servono, il raggiungimento degli obiettivi di vita servono a raggiungere la felicità. Insomma, avere un alleato che vi aiuta a raggiungere la felicità, almeno dal punto di vista patrimoniale, può non essere banale, anzi secondo me è una di quelle cose più importanti. Quindi io faccio questo lavoro, io Daniele Ozzani, che sono l'amministratore unico dell'Invest SCF, la più grande società di consulenza finanziaria indipendente oggi in Italia, fa questo lavoro con passione, ho trasmesso questa passione a tutti i consulenti che oggi collaborano con noi, e quindi siamo veramente orgogliosi di fare questa professione, di dare tanto valore ai nostri clienti, e veramente siamo pronti a cambiare il mondo della consulenza finanziaria in Italia. Io vi ringrazio per l'attenzione, un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, e mi raccomando, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate della consulenza finanziaria indipendente, di quello che ho detto in questo video, e se vedete altro valore che un consulente finanziario indipendente vi può dare, per noi sarà un feedback per migliorarci. Come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!